molto felice, sono molto felice perché vederle tutte insieme queste testimonianze, e, insomma, penso che ha trasmesso anche una bella sensazione, no? All'ascoltatore, oltre al contenuto magari più tecnico, anche a livello emotivo, giusto per ricordarci il valore proprio anche morale della professione sanitaria in tutte le sue sfaccettature e il grande valore, fatemi dire, politico di una sanità che si rivolge a tutti i cittadini non per il profitto ma per il servizio. Ecco, questa è la cosa più bella che mi è venuta, è stata un'idea che abbiamo fortemente voluto, quella di dare voce alla gente comune, ed è un'idea che io voglio portare avanti in tutte le sfaccettature della mia attività ministeriale, come sapete anche sul Consiglio Superiore di Sanità ho detto che volevo persone di trincea, ed è anche sintomatico che non ci fossero molte figure professionali che oggi hanno parlato. Ricordo per esempio anche veterinari di cui oggi non abbiamo potuto avere, ma anche lì dico, c'è una grande fetta, ho incontrato i chimici, i fisici, la sanità è molto grande, c'è anche l'ingegneria biomedica, è quindi un sistema complesso dove noi dobbiamo cercare di portare avanti e rappresentare tutte le sensibilità in tutte le occasioni che il Ministero e l'attività ministeriale offrono. Ministro, il sistema sanitario nazionale, ha detto anche il Presidente Mattarella, è un'eccellenza italiana che ci pone all'avanguardia, sì. Però i dati di ieri del rapporto di Cittadinanza Attiva ci dicono che un cittadino su tre ancora rinuncia alle cure per liste di attesa e costi. Allora, noi dobbiamo distinguere quando parliamo della nostra sanità rispetto al resto del mondo, del globo che offrono come servizi sanitari. Allora, sicuramente se noi facciamo un paragone, il paragone ci dice sempre che noi siamo in grado di offrire il massimo rispetto a tutti gli altri servizi sanitari a parità di euro investito nella salute. Dentro il nostro paese poi dobbiamo capire nel tempo e nel territorio come invece questi euro investiti producono salute, quindi ci sono sicuramente delle distorsioni sia territoriali sia rispetto alle classi sociali, scusatemi, e quindi su quello dobbiamo agire per migliorare un sistema che già però paragonato in un contesto internazionale sicuramente uno dei più efficienti e dei più efficaci. Guardate, io ho esaminato le richieste di autonomia delle regioni, quello che mi ha colpito, se posso dirlo, è che i principali punti della richiesta di autonomia sono derivati da una grande inerzia da parte dello Stato ad affrontare le grandi questioni. Una per tutte era il blocco dell'1,4% della spesa per il personale fissato al tetto del 2004, se non erro. Ecco, questa era una delle prime. La seconda è proprio sulla formazione, cioè sulla possibilità di far accedere ai concorsi più medici, anche non specialisti, visto che mancano, e questo è dovuto a un'inerzia anche qui del governo centrale che negli anni non ha affrontato il tema della formazione, e c'è una grossa fetta collegata a questo. Poi ci sono anche altre richieste di autonomia che esulano, però guardate che questa richiesta di autonomia delle regioni sulla sanità, naturalmente io mi sto esprimendo, poi ci sono anche altri aspetti che io non, su cui non posso naturalmente dire nulla, però su quelli della sanità ti fanno capire che lo Stato certe volte, il governo centrale, anche il Parlamento, forse è troppo lento. Quindi bisogna dare delle risposte, perché magari ci sono delle regioni che non le chiedono quelle cose ma hanno lo stesso tipo di problema. Quindi bisogna venire incontro alle regioni assolutamente, ma io l'ho detto, senza perdere mai di vista appunto il principio della solidarietà nazionale, che è il principio ispiratore e fondante del Servizio Sanitario Nazionale, ma è anche un principio fondamentale della Carta Costituzionale. E quindi poi è la Carta Costituzionale che delineerà l'ambito di competenza. Quindi secondo lei non si rischia un aggravamento delle differenze? Secondo me se si utilizza la Carta Costituzionale non si rischia, è anche vero che questo regionalismo differenziato non è mai stato attuato proprio perché è complesso attuarlo, no? Quindi è complesso attuarlo perché magari è previsto da un articolo della Costituzione, però poi collide su altri aspetti tutelati dalla Costituzione, però secondo me con una buona valutazione, anche perché non bisogna fare più pasticci con la Costituzione se no affolliamo la Corte Costituzionale di ricorsi, con una buona valutazione precisa si può venire incontro ad alcune naturalmente di queste richieste, e alle altre invece bisogna venire incontro risolvendo sul sistema paese. Scusate se vado lunga, ma sono qualcosa. Scusi, sulla nuova governance farmaceutica lei ha detto che ci sarà concertazione. Quando vedrà pazienti, medici, industria? Le stiamo già vedendo. Con le regioni già c'è stata la concertazione perché c'erano dei rappresentanti delle regioni nel tavolo, e comunque c'è il confronto c'è sempre. Già stiamo incontrando sia le industrie che gli associazioni dei pazienti in questa prima fase.